Un'annata da incorniciare è quella dell'Accademia Treppini di Piedimonte Matese, che ha vinto il campionato regionale di calcio giovanissimi e che domenica prossima incontrerà per la fase nazionale la squadra e la società dell'ex calciatore juventino Miccoli. Un risultato che riscatta addirittura il brutto finale di stagione della prima squadra, al di là di quello che sarà poi il cammino dei ragazzi di Ciro Gomma. Il nostro Emidio Bianchi ha incontrato sul campo e con i quali ha fatto il bilancio della stagione il presidente Massimiliano Paolisso e il mister Ciro Gomma. Allora, Presidente, questa squadra è arrivata a livello nazionale, cosa pensa di fare domenica prossima? Allora, innanzitutto buonasera a voi, buonasera ai telespettatori, grazie della disponibilità. Se non fosse per Caserta Sera potremmo dire che questa cosa probabilmente passava nel dimenticatoio, però parlando di quello che potrebbe succedere, vi dico la verità, noi siamo orgogliosi già di essere qui, veramente siamo orgogliosi di essere qui, di poter dire che stiamo affrontando per il secondo anno consecutivo le fasi nazionali. Poi quello che succederà, succederà. Noi crediamo di aver già avuto la nostra vittoria vincendo il campionato regionale. È chiaro che a tutti piace vincere, parliamoci chiaro. Noi ci andiamo a giocare queste 3 partite della fase nazionale, ben cosci di quello che siamo e soprattutto credendo in quello che abbiamo fatto, nel lavoro fatto dai nostri ragazzi, dai mister soprattutto. Però permettetemi di ripetere, la nostra vittoria già l'abbiamo avuta vincendo il campionato regionale per la seconda volta consecutiva, che credo che in tutta la provincia di Caserta sia una cosa assolutamente nuova. Siamo sicuramente una piccola società, questo lo sanno tutti, è inutile nascondersi dietro a certi misteri, ma con Che non ha l'impegno, neppure santi in paradiso, a Piedimonte. assolutamente, assolutamente, è una società che si regge semplicemente con il lavoro e con i sacrifici di questo gruppo di cui io mi onoro di far parte. Quindi quello che vi stavo dicendo e quello che dico a chi ci sta sentendo è questo: noi siamo veramente orgogliosi dei risultati ottenuti, ovviamente dei risultati dei ragazzi. I risultati non sono solamente della società, ma sono dei ragazzi, dei mister che stanno dando più di quello che si poteva dare in qualsiasi altro ambiente. Quindi la nostra vittoria siamo sicuri già l'abbiamo ricevuta. Siamo veramente grati ai nostri ragazzi, al nostro mister. E permetteteci di dire, se ci fosse un po' più d'aiuto, se in questo preciso momento storico, di elezioni, di votazioni, di amministrazioni nuove che si approntano a gestire la società, qualcuno fosse disposto a credere, ad investire, perché questa è una forma di investimento, ad investire sui ragazzi, sui giovani ragazzi di Piedimonte, sui nostri figli, sicuramente il beneficio sarebbe di tutta la comunità. Avere una comunità dove si alternano a fasi alterne squadre che vengono da fuori. Pensate che domenica giocheremo contro la gloriosa società di Fabrizio Miccoli, una società dilettantistica di calcio giovanile che a livello nazionale è una celebrità. Sicuramente gli addetti ai lavori sapranno quello che significa. E quindi sapere che in questa cittadina di provincia, quasi sperduta oggi, dove niente si muove, niente si fa, sapere che questo è il movimento del calcio giovanile, beh, allora qualcuno si potrebbe passare la mano per la coscienza, permettetemi la battuta, e capire che un settore, questo come tanti altri, quello dei ragazzi, ma anche della pallavolo, della pallacanestro, del nuoto, è quello in cui si potrebbe sicuramente investire e cercare di trarne quelli che sono i benefici dovuti per una comunità. Se questo è quello che siamo riusciti a creare noi, piccola società, credo che con l'aiuto di qualcuno, anche delle amministrazioni, potrebbe essere un risultato ancora molto, molto più grande. Mister Ciro Gomma, allora qual è il segreto di questi splendidi risultati di questi ragazzini così giovani? Sicuramente un gruppo che si impegna tantissimo, si è impegnato da inizio anno e il segreto è proprio la voglia che hanno messo loro di applicarsi, di migliorare per se stessi, per la squadra, la voglia di fare gruppo, la voglia di migliorare sempre. Prima dal punto di vista educativo, quindi nel rispetto delle regole, e poi dal punto di vista dei risultati e della parte tecnica e tattica. E devo fare complimenti ai ragazzi perché comunque da inizio anno ci hanno dato veramente tantissimo e questo risultato se lo sono meritati alla grande. Ecco, ci giurerebbe su qualcuno di questi per un futuro da calciatore di Serie A? Guardi, apre un punto secondo me, su cui io mi batto da un paio d'annetti, da 3 annetti, da quando sono qui. Secondo me è un territorio che ha del talento incredibile. Ci sono tante cose, secondo me, che alla fine sono limitanti per la crescita dei ragazzi. Sistemate quelle cose e qui veramente si può fare calcio vero e di talenti ce ne sono. Spero che negli anni futuri non si butti via il lavoro fatto.
e che tutti, soprattutto in questo territorio, in questo paese, vogliano continuare a fare questo calcio, perché arrivare a questi risultati deve essere una promozione sia dal punto di vista umano ma anche dal punto di vista calcistico per tutto il territorio.